Buonasera a tutti i nostri amici ascoltatori e bentrovati al nostro consueto appuntamento con Spazio Aperto, sempre su Radio Saiuz con Antonella Intrenò. Ugo Lombardi. Salutiamo alla regia centrale Rosario Moreno da Treviso. Ciao Rosario. Ciao Rosario. Buonasera, buonasera a tutti quanti. Buonasera. Salutiamo naturalmente il direttore di pianetaoggitv.net, Massimo Bonella. Ciao Massimo. Ciao Massimo. Buonasera da Venezia, spero che mi sentite. Sì, arrivi bene Massimo, arrivi bene. Perfetto, perché abbiamo dei problemi questa sera. Beh, saluto subito la regia centrale Rosario Moreno, a voi a Bari per la conduzione di Spazio Aperto, vale a dire Antonella Intrenò che mi ha dato la linea e Ugo Lombardi. Dunque, rapidamente vi do la rassegna stampa della nostra testata giornalistica. Dunque, tutto quanto concentrato sul magistrato di Palermo Nino Di Matteo. Vogliamo praticamente rompere il silenzio, non solamente noi, ma ci sono anche tante altre persone, importanti persone, tra cui anche dello spettacolo. Dunque, infatti, a taglio primo troviamo subito: speciale rompiamo il silenzio attorno al magistrato di Palermo Antonino Di Matteo. Qui un video con Alessandro Di Battista e Giulia Sarti in collaborazione con Antimafia 2000 TV, cioè questa novità che adesso Antimafia 2000 e anche versione televisiva. Poi, sempre speciale rompiamo il silenzio attorno a Di Matteo, intervista ad Antonio Ingroia a cura di Aaron Pettinari di Antimafia 2000, sempre in collaborazione con Antimafia 2000 TV. Poi c'è un nostro speciale, il solito, diciamo, il classico settimanale di approfondimento giornalistico Pianeta Oggi Report, che va in onda anche sulla rete terrestre. Abbiamo un'intervista a Giulietto Chiesa, il tema è tensioni nel mondo, sta spiegando un po' che giochi ci sono a livello di, come dire, scacchiere internazionale. Poi ancora sempre il nostro settimanale Pianeta Oggi Report, questa volta dedicato alla tutela ambientale. Dunque c'è un'intervista a Maria Teresa Morini, all'avvocato Maria Teresa Morini, comitato della Nova Lenari Bis, e a Fabrizio Zabeo, rappresentante del Ragazzi dell'Interveneziano. Dunque, cosa succede? Che qui in una zona molto delicata, anche perché in alcuni punti del Veneziano siamo più bassi di circa 1,70 m, 1,80 m rispetto alla laguna, quindi rispetto al livello del mare, si continua a cementificare. Non sono bastati tutti i vari centri commerciali, gran parte inutili, ma si vuole fare una nuova strada su una delle poche aree verdi rimaste. È il solito discorso: appena certi signori individuano delle aree verdi, e lì è motivo di farci qualcosa per poi guadagnarci sopra, chi lo sa cosa. Sa di fatto che è sempre così. Alla luce di tutte le varie situazioni, anche molto gravi, oserei dire gravissime, che ci sono state a seguito di alluvioni, abbiamo avuto anche dei morti, appunto perché il territorio, soprattutto centro-nord Italia, è praticamente cementificato talmente tanto che ci sono delle aree vastissime, ormai impermeabili, e l'acqua va a scaricarsi nei sottopassaggi, addosso alle case, e quindi da lì ecco il rischio gravissimo che emerge. Quindi in questo caso abbiamo voluto dedicare questa settimanale al comitato No Vallenari Bis. Via Vallenari è il nome della strada che poi viene prolungata e fatta passare anche su questa zona verde. Ecco perché prende il nome da qui, appunto, il comitato dal titolo No Vallenari Bis. Quindi abbiamo l'intervista a Teresa Morini e a Fabrizio Zabeo, e alla fine vedremo anche delle immagini dell'alluvione del 2007, quando a casa del rappresentante del comitato Lagatti, appunto di Fabrizio, l'acqua arrivava al tavolo di cucina, tanto per essere molto chiari. A seguire riprendono ancora i nostri speciali, rompiamo il silenzio attorno al magistrato di Palermo Antonino Di Matteo. Qui abbiamo ad esempio un attore, Paride Benassai, che appunto anche lui dà un pensiero verso questo magistrato che, come sapete, è stato minacciato pesantemente dalla mafia. C'è una minaccia proprio da Totò Riina,
Dunque, a seguire c'è stata una diretta da Udine del 4 novembre dove c'è stato un dibattito pubblico con Sabina Guzzanti e Giorgio Bongiovanni, direttore del periodico Antimafia 2000, che ha moderato l'incontro Cristian Sergo, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Friuli Venezia Giulia. Dunque, in quell'occasione la Sabina Guzzanti, per problemi tecnici proprio, non ha potuto essere presente e quindi si è collegata via Skype. Ecco, chi vuole basta che clicca all'interno del video, può risentire tutto il dibattito. Poi ancora Saverio Lodato, 40 anni di Stato Mafia, intervista al giornalista scrittore Saverio Lodato a cura di Giorgio Bongiovanni, direttore di Antimafia 2000, e quindi un comunicato stampa di Liberazione Animale. Come sapete, la nostra testata è vicino anche a queste persone, a queste associazioni che difendono gli animali di questo pianeta, che sono molto spesso brutalmente trattati. Non entro nel merito perché lascio immaginare ad esempio la vivisezione, queste cose qui. Poi ancora un altro video, sempre rompiamo il silenzio attorno a Nino Di Matteo, e quindi in chiusura quasi, ma non proprio, abbiamo, non proprio perché abbiamo ancora altri video, Pablo Medina, collega ed amico giornalista antimafia, c'è un documentario che lo vuol ricordare, e in fondo alla homepage abbiamo un altro settimanale, sempre appunto Pianeta Oggi Reporter, con l'intervista esclusiva a Nino Di Matteo, che sottoscritto aveva realizzato circa un mese fa a Venezia. C'è anche poi una considerazione da parte di Giulia Sarti della Commissione parlamentare antimafia. 18:39, tutto da Venezia, a voi Bari per la conduzione di Spazio Aperto. Bene, grazie a Massimo Bonella che ci aiuta con la sua informazione ad introdurre l'argomento della serata. L'argomento della serata è proprio questo: la manifestazione che si terrà questo sabato, il 14 novembre, a Roma naturalmente, una manifestazione a sostegno del PM Antonino Di Matteo impegnato nel processo trattativa Stato-Mafia. E ne parliamo questa sera con alcuni portavoce, rappresentanti delle agende rosse, e più tardi alle 19 con Salvatore Borsellino, il fondatore naturalmente del movimento stesso. Bene, diamo il benvenuto a Linda Grasso, per dovere di cavaliere maschietti aspetteranno. Diamo il benvenuto a Linda Grasso. Linda Grasso appartiene... Buonasera Linda. Buonasera Linda. È un'attivista di scorta civica, di Palermo, che assieme alle Agende Rosse ha dato vita alla realizzazione di questa manifestazione. Ben trovata Linda. Grazie a voi per l'invito. Grazie. Grazie a te per aver accettato naturalmente. E salutiamo gli altri due ospiti che sono Andrea Del Zozzo. Benvenuto Andrea. Buonasera Andrea. Sì, buonasera a tutti. Ciao Linda, un abbraccio. Ciao Andrea. Andrea Del Zozzo è portavoce del gruppo Agende Rosse Emanuele Loi di Pordenone. Grazie anche a no, te. Scusami, Udine. Hai ragione, perdonami. Ci tenga questa piccola precisazione. Mi sembra giusto. Perdonami. No, ma ci mancherebbe. Gruppo delle Agende Rosse Emanuele Loi di Udine. E poi salutiamo Savino Percocco, che è il coordinatore provinciale delle Agende Rosse Bari Puglia. Benvenuto Savino. Ciao Savino. Buonasera a voi. Allora, ringraziamo naturalmente tutti voi per aver messo a disposizione parte del vostro tempo, e entriamo subito nel merito della conversazione. Ognuno di voi agisce su territori diversi: tu Linda da Palermo, Andrea da Udine, Savino dalla provincia di Bari, dalla Puglia quindi. E vorrei chiedervi che clima avete registrato sul territorio, che tipo di reazioni ci sono state, che adesioni, ecco, che impressioni avete avuto. Magari comincia tu Linda, visto che appartieni alla Agende Rosse e alla scorta civica di Palermo anche.
Vabbè, qui a Palermo la situazione ovviamente è diversa rispetto alle altre parti d'Italia, suppongo, perché purtroppo noi abbiamo ancora l'eco delle bombe nelle orecchie. Purtroppo viviamo con 200 kg di tritolo che potrebbe scoppiare da un minuto all'altro, e quindi ovviamente viviamo nella paura. Nella paura, ed è proprio per questo che abbiamo cercato cerchiamo di stare il più vicino possibile ai nostri magistrati, al dottore Di Matteo. Qui Palermo è molto strana come città, vi spiego perché. I palermitani sembrano quasi addormentati, ovviamente non tutti. Purtroppo scendono in piazza solo quando sentono l'odore del sangue. Infatti, quando 2 anni fa ci sono state le minacce di Totò Riina al giudice Di Matteo, io ho organizzato una manifestazione ed eravamo 3.000 persone in piazza. Poi man mano la notizia si è un po' allontanata, abbiamo organizzato altre manifestazioni, ma non eravamo più di 1.000-1.500 persone. Quindi Palermo è strana. Lo dico da palermitana, attenzione. Per quanto riguarda questa manifestazione del 14, molta gente sta partendo per farsi trovare, per essere a Roma con noi. Però io speravo in una partecipazione più massiccia dei palermitani, perché ripeto, noi abbiamo vissuto sulla nostra pelle cosa significa perdere degli uomini in quel modo, con la strage di Capaci, la strage di Via D'Amelio. Io ricordo, ero vicino Via D'Amelio quando è successo il 19 luglio la strage di Borsellino e degli uomini della scorta, e ricordo proprio ancora la nuvola di fumo che saliva in cielo, e proprio questo boato incredibile che ha sconvolto le vite di tutti noi sino ad oggi. Per cui forse è stato ancora più impegnativo, perché questa manifestazione tutto sommato è stata organizzata in tempi abbastanza stretti, per cui si è trattato non solo di un impegno a livello appunto organizzativo, ma anche culturalmente impegnativo, immagino sia stato. Sì, assolutamente. Diciamo che per fortuna siamo un gruppo di organizzatori abbastanza tosti, fra cui appunto Savino, Andrea e altra gente che ci sta dando una mano, perché ovviamente capirai, una manifestazione nazionale, portare tantissima gente da tutte le parti d'Italia e con tutti i problemi che possono comunque crearsi, a cominciare dalle transenne, ecco, per il palco, al service, insomma tutto quanto. Però siamo una bella squadra, infatti per questo ringrazio i miei compagni di squadra, ecco. Senti Linda, l'evento che hai percepito, eri vicino al posto in cui è avuta la strage, pensi che abbia inibito o stimolato le reazioni dei palermitani? Sicuramente stimolato, comunque, perché nel 92 considera che noi eravamo un po' tutti dormienti, perché sì, conoscevamo il giudice Falcone, Borsellino, però sai, vivevamo lo stesso gli omicidi, abbiamo vissuto gli omicidi di Carlo Alberto Dalla Chiesa, abbiamo vissuto gli omicidi di Chinnici, le prime stragi. Però Palermo era un po' sopita, e dal 92, sì, dall'omicidio di Falcone e Borsellino e dai ragazzi della scorta, perché ci tengo sempre a ricordarli, che i palermitani hanno iniziato ad essere più vicini ai loro magistrati, e soprattutto adesso cerchiamo di essere appunto vicini a Di Matteo. Però c'è sempre quel però, che, cioè, nel senso, mi riferisco a quello che dicevo prima, vorrei più partecipazione da parte dei palermitani, invece a volte stanno lì a guardare a noi magari che manifestiamo, che stiamo davanti il Palazzo di Giustizia, perché scorta civica già sono più di 600 giorni che sta ha un presidio fisso davanti il Palazzo di Giustizia, è proprio per fare vedere che noi ci siamo. E questo nel 92 non c'era, diciamo che la società civile era un attimino più distante rispetto adesso, rispetto ai giorni nostri. Bene, questa è comunque una risposta positiva, quella che alla fine possiamo registrare.
So Savino che la Puglia ha stupito questa volta come numero di partecipanti a questa manifestazione. Ma diciamo che più che la Puglia è stata la provincia di Bari. E quest'anno la Puglia, in confronto ai 38 di un anno fa, si presenterà con circa 200 adesioni. Abbiamo realizzato due bus, uno in partenza da Bari, l'altro dal Salento, quindi da Lecce, e molti puglisi raggiungeranno Roma attraverso treni, anche auto o comunque in forma personale. Quello che stupisce è sicuramente il risultato della provincia di Bari, che almeno nelle adesioni del bus ha fermato quota 80, e altre circa 40-50 persone partiranno con altri mezzi alternativi. La considerazione che a me viene da fare, un po' rispetto a quando diceva poco fa Linda, è che il clima più o meno anche a Bari è lo stesso, però comincio a notare che nel momento in cui diamo un po' di benzina, qualcuno il coraggio di esporsi lo trova, ha forse soltanto bisogno di essere un po' trainato, e così sta avvenendo. Speriamo soltanto nei prossimi mesi di lavorare meglio nei territori della BAT, Foggia, Lecce, Taranto e Brindisi, per far sì che più là non siamo più 200 ma migliaia. E per te, Andrea? Per me mi hanno ammazzato. Linda e Savino mi hanno ammazzato. Io pensavo di essere messo bene, mi essere messo bene è una parolaccia. Pensavo che la città che ha fatto suo il telefonista che rivendicò la strage di Via D'Amelio, perché non dimentichiamo mai che una delle rivendicazioni della strage di Via D'Amelio è partita da Udine, dove c'era un centro di controllo del sisma deviato, il sisma deviato. E un tale Agostinis fece appunto la telefonata a nome della Falange Armata. Io pensavo appunto che da due anni circa sono sul territorio cercando di portare avanti il nome di Matteo, pensavo che questo lavoro mi portasse, non dico a 200 pullman, ma che io oggi non sono in grado di dire sì, andiamo a Roma con un pullman, perché il pullman sembra che abbia ancora 10-15 posti liberi. La cosa è abbastanza deprimente. Quando io vado in piazza, sono stato in piazza quando è stato Linda, aiutami, un anno e mezzo fa circa, che raccogliamo i film di Bongiamber. Io ho avuto il sindaco di Udine che si presentò al banchetto e disse: scusate, vorrei mettere una firma. Quindi mi sentivo, come dire, protetto. Ecco, uso una parolaccia, protetto. Abbiamo raccolto in tutta la provincia di Udine una decina di firme, cioè una cosa allucinante. Se poi vado a confrontare questi due dati con un dato banale, domenica scorsa c'è stata una bellissima manifestazione, perché io non posso dire altro, della Lega Nord a Bologna, e sono partiti 17 pullman per Matteo Salvini. Per Nino Di Matteo non parte neanche un pullman. Ripeto, è da Udine che è arrivata la telefonata di rivendicazione della strage di Via D'Amelio. Da Udine abbiamo la Rizzani implicata nei casini che Linda molto meglio di me conoscerà, della ristrutturazione del porto di Palermo. Da Udine non riusciamo a fare un pullman. Da Udine siamo considerati dei comunisti rompiscatole. Ecco, questo è, scusate lo sfogo, scusatemi. Andrea, forse questa tua osservazione ci induce a fare una riflessione. L'affluenza di città come Bari, dove tu sai sono in aumento il numero degli atti criminosi, sì, o Palermo che vive un'eterna giovinezza di criminalità, sì, o magari Napoli che non abbiamo il piacere di avere ospite oggi fra noi, credo che siano magari sensibilizzati, e forse ciò che sensibilizza il cittadino è l'omicidio o la criminalità piuttosto che l'informazione. Sì, sono perfettamente d'accordo, tolgo qualche secondo agli altri, perdonatemi, sono perfettamente d'accordo, ma non dimentichiamo quella piccola frase scritta dall'ex giudice Caselli nella prefazione di un libro della Zornita, che parlava di un tale che si chiama Felice Maniero. Magari ne parleremo in un'altra puntata. Giudice Caselli dice: la mafia oggi non ammazza più, non ha più interesse ad ammazzare. Oggi il cadavere eccellente non esiste più, se non proprio come estrema razio. Oggi la mafia si compra l'economia del territorio.
E qui in provincia di Udine noi abbiamo un carcere, che è il carcere di Tolmezzo, che attualmente ospita alcuni boss della banda della mafia di Roma Capitale. Nel passato, prego? Della Magliana? No, di Mafia Capitale, ospita Buzzi e Qualà. Recente. E tempo fa ospita un carissimo amico, Spaduzza, con i fratelli Graviano. Qui a Gorizia, in Friuli Venezia Giulia, opera il dottor Mario Bo, che fu, insieme ad altri componenti di un gruppo di lavoro, uno dei bracci destri di Giovanni Falcone. Qui in Friuli esiste la scuola di polizia, la scuola di allievi di pubblica sicurezza, che ha diplomato persone come Vito Schifani, come Emanuele Aloi. Avevamo un morto in casa, come si suol dire, il povero Eddie Cosina, che era di Trieste. Cioè, a sto punto, scusate, la domanda è: ma questi cadaveri che devo portare a casa imballati 2x2? Scusate la volgarità, ma cercate di capire la mia rabbia. Ecco, grazie. È una rabbia condivisa, una rabbia che naturalmente nel caso specifico diventa produttiva, perché riuscire comunque ad organizzare una manifestazione di questo tipo in questo particolare momento per la nostra Repubblica e per la nostra democrazia soprattutto, è comunque un segnale altrettanto chiaro. Come diceva Linda, qualcosa comincia comunque a muoversi. Ma ecco, vorrei chiedervi, secondo voi, qual è l'obiettivo che si deve raggiungere con questa manifestazione? Non penso, e credo che voi siate d'accordo con me, che sia un episodio isolato. Credo che questo tipo di reazione positiva, costruttiva, debba comunque verificarsi ancora. Voi cosa ne pensate? Pronto? Sì, pronto. Scusa. No, pensavo che rispondessero gli altri. No, allora, per carità. L'obiettivo della manifestazione è proprio quello, il nostro hashtag infatti è rompiamo il silenzio, rompere il silenzio. Questo silenzio purtroppo determina l'isolamento del nostro PM di Nino Di Matteo. Consideriamo che lui è il magistrato più minacciato d'Italia e mai nessuno, dico, posso capire ai tempi quando c'era Napolitano, va bene, lui ha distrutto le intercettazioni con Mancino, dico, posso pure capire, ma che neppure il presidente di oggi, Mattarella, familiare fra l'altro di una vittima di mafia, gli hanno ucciso il fratello Pier Santi Mattarella. Quindi il suo silenzio per noi è davvero mortificante, non so come descriverlo, perché se né lui né Matteo Renzi hanno mai speso una parola nei confronti di Nino Di Matteo. L'anno scorso sono venuti a Palermo a fare una visita dai componenti del CSM, ebbene sono andati a salutare l'ex giudice PM, quello che era, la signora Saguto, che sappiamo benissimo adesso in condizioni è, e non si sono neanche permessi o degnati di salutare, di stringere la mano un loro collega minacciato di morte quotidianamente, che fa una vita veramente tremenda, non può uscire con la famiglia, non può andare a mangiare una pizza con i suoi figli, non può andare a giocare a calcio, che è la cosa che gli piace di più, vedersi una partita allo stadio. Dico, questo è isolamento, e purtroppo è lo stesso isolamento che hanno vissuto Falcone e Borsellino prima delle stragi. E allora per questo noi vogliamo rompere il silenzio, perché noi gli eroi li vogliamo celebrare da vivi e non da morti. No, morti di questo tipo sicuramente, morti di nessun tipo, perché non ce n'è mai qualcheduno, ma nella situazione attuale è c'è stato un preannunciare così tanto ribadito da parte della mafia. Il desiderio di vedere Di Matteo morto è ormai stato espresso più e più volte, è stato espresso dal capo dei capi, da Totorina, per cui non si scherza, questo è fuori da ogni dubbio. Ma Di Matteo ha ricevuto negli ultimi tempi tante altre manifestazioni di solidarietà, è stato insignito di diverse cittadinanze onorarie, eppure questo silenzio continua ad avvolgerlo, questa solidarietà stenta ancora a manifestarsi per come dovrebbe essere. È un esempio, Savino,
è stato il Consiglio regionale della Puglia. Una vittoria a metà, mi verrebbe da dire. Purtroppo la vittoria è soltanto parziale. Io ho visto ora per il Gran Premio di motociclismo a Valencia quasi mezza Italia che celebrava Valentino Rossi. Alcuni comuni hanno addirittura esposto degli striscioni o dei maxi schermo a proprie spese comunali e di propria iniziativa in pochissimi giorni, mentre noi le associazioni di antimafia, come appunto le Agende Rosse, stiamo addirittura elemosinando un ordine del giorno di solidarietà per un uomo che merita tutto il rispetto possibile per quello che sta realizzando nell'ambito del processo sulla trattativa Stato Mafia. Eppure anche l'ordine del giorno passato in Puglia ha avuto le sue difficoltà, ha avuto i suoi tentennamenti e non è stato neanche approvato come avremmo noi desiderato, perché hanno accettato soltanto lo striscione e hanno ignorato le missive per Mattarella e Renzi e hanno ignorato anche il banner sul sito istituzionale. L'altra cosa che io vorrei aggiungere al riguardo, che tra un po' io scriverò un articolo per Antimafia 2000, ma questo sarà anche come in altri casi qui in provincia di Bari, ma anche in Puglia. Il comune di Corato, i ragazzi che parteciperanno con noi a Roma hanno realizzato uno striscione stupendo a sostegno di Di Matteo con il nome della città. Hanno stampato anche il logo istituzionale della città di Corato, hanno chiesto il permesso al sindaco, ma il sindaco proprio stamane ha negato l'assenso. Le ragioni, semplicemente molto banale a mio parere, che dovrebbe racchiudere la sua giunta e non ha il tempo di farlo. Forse dimentica che il sindaco ha nei suoi poteri anche quello di poter accelerare questo tipo di iniziativa. In sostanza i ragazzi dovranno coprire il logo istituzionale di Corato durante il corteo di sabato. Quindi potrebbero servire queste manifestazioni, Savino, oltre che per allargare la consapevolezza, anche allora, per stanare i conniventi. Io aggiungo che la manifestazione serve anche per altre ragioni. Una è quella che vi parlerà tra un po' Salvatore Borsellino, perché già il fatto che il numero 3 dello Stato, quindi il Presidente del Senato, finalmente agisce e chiede a Salvatore Borsellino di incontrarlo è un obiettivo. L'altro obiettivo che io mi ero posto e che abbiamo raggiunto, almeno per il momento, è quello che molta gente che magari dentro di sé, nel suo cuore, aveva questa rabbia, questo fuoco che andava semplicemente alimentato, ha preso contatto con noi e mi auguro che dopo il 14 novembre si possa collaborare insieme ancor più per far crescere la cultura di antimafia qui in Puglia e nella provincia di Bari. Andrea, per te invece qual è l'obiettivo da raggiungere con questa manifestazione? Ma è semplicissimo. L'obiettivo da raggiungere è semplicissimo. Io 50 giorni fa circa, giorno più giorno meno, ho avuto l'onore, e parlo di onore, di poter pranzare nella stessa sala in cui era Nino Di Matteo. E ovviamente al termine della sala mi sono avvicinato al dottor Di Matteo e l'ho voluto salutare a mio modo, un abbraccio, una stretta di mano. Gli ho sussurrato: Antonio, non ci abbandonare. Lui mi ha risposto: non abbandonate me. Non penso che non devo spiegare altro. È sintomatica questa risposta. Io ho ricevuto dal dottor Nino Di Matteo la risposta: non mi abbandonate. Ecco. Perché lui sa cosa vuol dire? Presumo, perché è stato lui che ha portato sulla spalla la bara di Borsellino, non io purtroppo. Certo. Ed è lui che sa che cosa vuol dire vivere in un clima di isolamento. Linda prima ci dava una vaga idea di quella che può essere, di quella che è la vita condotta da quest'uomo e dagli uomini che badano alla sua sicurezza, naturalmente. Ma nessuno di noi può comprendere il sentimento, anche legittimo, di timore che caratterizza ogni singola giornata di Nino Di Matteo. Quindi possiamo sperare che questo sia l'inizio di una nuova stagione, cioè di una stagione che abbandona l'indifferenza, che abbandona l'apatia e che sceglie invece di essere attiva, partecipe,
per la democrazia di questo paese, perché non so se siete d'accordo, ma il processo di cui il PM Antonino Di Matteo si sta occupando riguarda sì l'appurare a che livelli e che tipo, insomma, di trattativa c'è stata tra lo Stato e la mafia, ma ancor di più mira ad abbattere una cultura mafiosa, omertosa, che ci ha portati a questo. Possiamo sperare in altre iniziative? A questo sì, guarda, noi non ci fermiamo mai. Siamo dei vulcani continui e loro lo sanno. Insomma, io ogni tanto così la mattina ci penso e dico: raga, dobbiamo fare una manifestazione. Loro: no, ma Linda, non dovevi stare tranquillina un attimo? No? Dico, a parte gli scherzi, sì, noi non ci fermeremo mai, guarda, saremo sempre lì accanto a lui, faremo sempre di tutto per tenere sempre alta l'attenzione su di lui e sul processo trattativa Stato-mafia. È un processo che, se ci rendiamo conto, è lo Stato che processa se stesso. Non era mai successa una cosa del genere, quindi dobbiamo capire anche l'importanza di questo processo, e che ovviamente dà tanto fastidio. Dà fastidio alle istituzioni, dà fastidio ai servizi deviati, dà fastidio a chi comunque ha favorito questo tipo di trattativa. Ma favorisce soprattutto l'evidenza di chi è connivente, ma anche chi fa finta di non vedere. È la stessa cosa, chi fa finta di non vedere penso che sia altrettanto colpevole di connivenza. Assolutamente. Queste manifestazioni, Linda, come dicevo prima a Savino, credo che servano non soltanto per aumentare la consapevolezza, magari in questo caso ci pensa di più la criminalità, che funziona diciamo al contrario, ma serve anche per, come dicevo prima, forse per stanare chi non è molto partecipe a queste manifestazioni, insomma. Sì, sicuramente siamo riusciti in questi anni a coinvolgere tante persone che magari non avevano neanche idea di cosa fosse il processo trattativa, e magari adesso vengono un attimino ad ascoltare le udienze. Fra l'altro stiamo facendo un bellissimo lavoro con le scuole, praticamente sia le agende rosse che scorta civica, incontriamo i ragazzi delle scuole, soprattutto dei licei, e abbiamo l'anno scorso ho proiettato il film La trattativa di Sabina Guzzanti, e poi abbiamo fatto dei dibattiti con i ragazzi, cercando di fargli capire appunto cos'è la mafia, di cercare di capire anche loro cosa ne pensassero. E infatti una delle ultime manifestazioni, i ragazzi delle scuole sono scesi tutti in piazza a fianco di Nino Di Matteo, e quindi per noi già questa è una bella vittoria. Infatti chi ha interessi a fare una politica, diciamo così, pulita, non dovrebbe avere difficoltà a schierarsi accanto a questa manifestazione e accanto al giudice Di Matteo. Sì. Le reticenze non sono e né possono avere nessuna motivazione valida per non farlo. Quindi è una politica che qualifica se stessa con questi comportamenti. Ma se posso intervenire da Udine, ti ringrazio. Chiedo scusa a Savino. Io colgo proprio la palla al balzo. Non voglio che le mie parole siano prese come una lode ad un determinato movimento o gruppo politico. Io posso dire una cosa: da quando sono sceso in piazza a fianco della cara Linda, e Linda sa perfettamente che lei basta che alza il telefono o scrive su Facebook, il giorno dopo siamo venuti a Mezza Italia. Anzi, Linda, una calmatina ce la vorrebbe ogni tanto anche per noi, grazie. Ecco, questa era una piccola parentesi di servizio, tanto per capirci. Io so questo, che qui in Friuli, Venezia Giulia, regione a statuto autonomo, con una miriade di problemi, perché abbiamo una marea di problemi, però in regione Friuli, Venezia Giulia, a me è giunta la copia integrale, originale, della proposta di legge presentata da 5 consiglieri di minoranza, che sono i ragazzi dei 5 Stelle, intitolata Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso. Quindi fondamentalmente devo un po' rimangiarmi quello che ho detto prima: qualcosa si muove, ma a livello istituzionale, non a livello... Andrea, della... perdonami tanto se ti interrompo, ma nel frattempo abbiamo con noi Salvatore Borsellino,
il fondatore delle Agende Rosse. Ben trovato, dottor Borsellino, e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi e un saluto a tutti. E dunque, dottor Borsellino, noi siamo qui collegati con Linda Grasso, con Savino Percoco e con Andrea Del Zozzo. E sappiamo che quest'oggi lei ha avuto un importante incontro con il presidente Grasso. Capirà quello che vogliamo chiederle tutti quanti. Le richieste da lei avanzate con la lettera pubblica hanno trovato riscontro? Diciamo che hanno trovato un riscontro soltanto nel presidente del Senato, Pietro Grasso, il quale mi ha immediatamente risposto alla lettera che gli avevo mandato, ha dimostrato la sua disponibilità a volere proprio in maniera ufficiale, con un messaggio da leggere durante la manifestazione, manifestare il suo appoggio, la sua solidarietà a Di Matteo. E questo l'aveva già fatto per mail, e nell'incontro oggi proprio a Palazzo Madama, quindi in una sede istituzionale, mi ha confermato quanto mi aveva già, diciamo, preannunciato. È stato un incontro estremamente cordiale, dove ho avuto l'occasione anche di fargli delle domande e avere un colloquio rispetto alla situazione attuale, ai processi, eccetera eccetera, e cose che ovviamente insomma non posso poi riportare. Quello che mi ha autorizzato a leggere ufficialmente è il messaggio che mi ha lasciato, assicurandomi tutta la sua il suo sostegno, che mi ha detto che anche a livello personale ha sempre manifestato verso Di Matteo, addirittura per il fatto che io in effetti gli ho detto: guarda, che però a livello ufficiale io sono convinto che tu quello che mi dici, questo vicinanza a Di Matteo l'ha sempre fatto sentire, però a livello ufficiale questa cosa non si è sentita, e addirittura ha voluto darmi dei comunicati, anzi me ne ha dato uno, però dice che ne avrebbe degli altri, dei comunicati stampa dell'Andronos, nelle quali si riportavano sue espressioni in diverse occasioni di appoggio e di sostegno a Di Matteo. Quindi dal suo punto di vista sicuramente l'appoggio c'è, lo ha voluto manifestare, e lo ha voluto fare in maniera ufficiale, non freddamente attraverso una mail da farmi pervenire, ma attraverso un incontro in sede istituzionale. Ovviamente questo fa risaltare ancora di più il silenzio degli altri istituzioni a cui io avevo inviato una lettera di richiesta simile alla sua, cioè il presidente Mattarella, al quale io poi in risposta al Presidente del Senato, quando avevo accettato il mio messaggio, avevo detto: spero che insomma la stessa sollecitudine venga manifestata dal Presidente della Repubblica, che oltretutto è siciliano anche lui, e anche parente di una vittima di mafia. Invece sia dal Presidente della Repubblica che dal Presidente della Camera Boldrini, sia dal Presidente del Consiglio Renzi, a cui avevo inviato dei messaggi analoghi, delle lettere aperte, come quelle che ho inviato al Presidente del Senato, non c'è nessun segnale di risposta. Beh, ingegnere, noi da utenti, cittadini, al di là di quello che è stato il colloquio che ho avuto oggi col Presidente del Senato, ci saremmo aspettati magari che il capo dei capi della parte buona, non quello della parte cattiva, magari avesse risposto alla minaccia di Riina con una minaccia naturalmente legale, che avrebbe potuto magari essere espressa in questo modo: noi vi arresteremo tutti. Questo credo che si possa fare, si possa dire, ma si possa anche pensare e recepire. Il cittadino onesto vorrebbe tanto sentir dire queste cose da uno Stato che funzioni. Sicuramente, non solo, perché da questo Stato che funziona purtroppo abbiamo dei precedenti molto
diciamo avvilenti, non so come definirli, il fatto che invece con quella mafia, con quella criminalità organizzata che aveva portato un attacco diretto al cuore dello Stato, come attraverso la strage di Capaci, attraverso l'assassinio di Carlo Alberto Dalla Chiesa, invece diciamo questo Stato è arrivato addirittura a, diciamo, a trattare, elevando quindi la criminalità organizzata, questo Stato parallelo, chiamiamolo addirittura ad interlocutore. Quindi è per questo, siccome questa trattativa si tratta ovviamente ancora non di verità giudiziaria, ma a mio avviso di verità già che cominciano ad avere una veste di verità storica, visto che delle ammissioni ci sono al riguardo, e anche la stessa sentenza che assolve per insufficienza di prove Mannino, però insomma non nega l'esistenza della trattativa, e già il fatto che uno Stato di diritto possa trattare con la criminalità organizzata è sicuramente una cosa aberrante, per cui a maggior ragione dal capo dello Stato di oggi ci saremmo aspettati una parola ferma su questo. Invece purtroppo su chi un magistrato con la schiena dritta, che su queste verità a rischio della propria vita continua a indagare, invece c'è un silenzio sepolcrale, e lo posso veramente definire tale, nel senso che alla fine porta veramente al sepolcro, e non si ha nessun segnale, non si ha il silenzio, un silenzio appunto che non esito a definire sepolcrale. Dottor Borsellino, questa è stata sicuramente un'occasione importante, ma d'incontro per lei, intendo dire, e ha anticipato quella che era la domanda che avrei voluto porle adesso, e cioè come dobbiamo leggere in effetti la sentenza Mannino in questo particolarissimo momento storico, perché appunto l'informazione a riguardo è stata abbastanza parziale. La sentenza, sì, ammette che Mannino non è stato direttamente coinvolto nei fatti, ma non nega l'esistenza della trattativa. Questo è un messaggio difficile da far passare, perché di questo processo non ne parla nessuno. Nessuno parla delle minacce rivolte al pubblico ministero di Matteo, nessuno parla della difficoltà estrema che il PM affronta quotidianamente nello svolgimento del suo lavoro. Cosa impedisce al cittadino di comprendere tutto questo? Il fatto che probabilmente non avverte come immediata la presenza della mafia nella sua vita? O dobbiamo davvero pensare che si sia giunti a un punto di connivenza culturale talmente alto da non fare più le dovute differenze? Ma la sentenza Mannino, innanzitutto, non è che ammette che il Mannino non abbia... La sentenza Mannino è... E, diciamo, la potremo poi discutere nei dettagli quando ci saranno le motivazioni della sentenza, ma già dal comma dall'articolo che dal comma 2 che è stato citato nella sentenza ci dice semplicemente che i magistrati, i pubblici ministeri non sono riusciti a raccogliere le prove sufficienti per far sì che Mannino possa essere condannato. C'è una soluzione, quella che una volta si chiamava per insufficienza di prove, che adesso non esiste più nel codice penale, di conseguenza viene espressa nei termini con i quali è espressa, citando l'articolo dove dice appunto che non sono state raccolte prove sufficienti per affermare la colpevolezza, la colpezza dell'imputato. Non è quindi una soluzione per non aver commesso il fatto, una soluzione per che il fatto non sussiste, è quella che una volta era in assoluzione della non sufficienza di prova, che purtroppo a mio avviso non esiste più nel codice penale, e ripeto, non nega l'esistenza della trattativa, anzi la afferma nel momento in cui dice che non si sono raccolte sufficienti per provare la partecipazione, anzi il fatto che Mannino abbia dato inizio a questa trattativa, e di conseguenza questo è tutto quello che fino a questo momento possiamo
recepite da questa sentenza. Io dico una cosa in più: il fatto, secondo me, è un'anomalia il fatto che in un processo di questo genere esista e possa essere stato concesso il rito abbreviato a quello che è un imputato fondamentale nel processo, chiamiamolo padre, nel processo madre di questo stralcio per ricordito abbreviato di Mannino. Perché, diciamo, a questo punto il fatto che per l'imputato principale si sia proceduto col rito abbreviato ha impedito che fossero utilizzate, appunto, per quanto riguarda il reato stesso, la dimostrazione del reato stesso, quelle ulteriori prove che poi normalmente, e che come infatti è successo, vengono acquisite e presentate all'approvazione della Corte. Le ulteriori prove che vengono raccolte nel prove del dibattimento, che normalmente il pubblico ministero cosa fa? Quando ci sono dei nuovi elementi, delle nuove cose, le presenta e la Corte decide se ammetterle o meno nell'economia del processo. Ecco, questa è una cosa che si può fare nel processo principale col rito normale, non solo si può fare nel rito abbreviato. Quindi corre su un doppio binario, che se è vero che viene fatto per la garanzia dell'imputato, d'altra parte, secondo me, quello che sarebbe invece fondamentale in un processo che riguarda la storia del nostro paese, praticamente almeno gli ultimi 20 anni della nostra storia, quello che dovrebbe più interessare sarebbe la ricerca della verità e la giustizia, mentre invece con questo, diciamo, doppio binario per garanzia dell'imputato non viene con il rito abbreviato. Io adesso non mi intendo abbastanza di giurisprudenza per sapere se il rito abbreviato è d'obbligo concederlo quando l'imputato lo chiede o se può essere concesso o meno dalla Corte o dal pubblico ministero. Sinceramente io sono ingegnere, non né giurista né magistrato né altro, però è una cosa che mi lascia l'amaro in bocca, il fatto che non si in qualche maniera si pone un ostacolo, una via più veloce che in qualche maniera diminuisce la possibilità di arrivare alla verità e alla giustizia. Poi io dico questo, guardi, rispetto alla domanda che mi ha fatto, in un paese in cui per 20 anni non solo c'è il peccato originale in questo nostro paese, in questa che chiamano Seconda Repubblica, della scelleratezza di una trattativa tra mafia e Stato, di una probabile, di una possibile, di una, a mio avviso, avvenuta trattativa tra mafia e Stato, ma poi addirittura uno scellerato silenzio che è durato per 20 anni, una congiura del silenzio per 20 anni. Tutte le personalità, le istituzioni, i pezzi dello Stato che avevano partecipato a questa trattativa hanno negato che questa trattativa ci fosse stata, che sia esistita. Semplicemente quando il figlio di un mafioso, Massimo Ciancimino, un mafioso come Spatuzza, ne hanno cominciato a parlare, allora finalmente qualcuno ha cominciato ad ammettere qualcosa, Martelli sono cominciate delle ammissioni parziali. E perché per 20 anni avete taciuto? Perché per 20 anni di questa trattativa non si è parlato e addirittura veniva preso per pazzo e io sono tra quelli, quando per la prima volta già nel 2007 ipotizzai che mio fratello potesse essere stato ucciso per questa trattativa. D'altra parte, quello che è i risultati di questo deterioramento della nostra vita, della vita morale e pubblica del nostro paese, della coscienza stessa del appartenente alla nostra istituzione, lo vediamo con questo verminaio che viene fuori dappertutto, questa corruzione che ormai è dilagante nel paese, questa mafia che non è più limitata, diciamo, come una volta alla regione del sud, ma come un cancro è entrato in metastasi, è espanso e ha aggredito tutto l'organismo del nostro paese. E purtroppo devo dire, la maggior parte della gente tutto questo non si accorge. A me succede ancora
di persone che negli incontri che faccio in tutta Italia mi dicono: ma questi sono problemi vostri, sono problemi del sud, non si accorgono di quello che sta succedendo. La mafia, la criminalità organizzata ha semplicemente cambiato volto, ha assunto un altro aspetto, ha assunto l'aspetto della finanza, della corruzione, della infiltrazione negli apparati pubblici, nella politica, e di tutto questo purtroppo la gente non si accorge. La gente, per reagire, ha bisogno delle stragi, ha bisogno del sangue, altrimenti non c'è una reazione. E io penso che tutti ricordino quello che è avvenuto nel nostro paese dopo gli assassini di Giovanni Falcone, di Paolo Borsellino. C'era una vera rivolta della gente. A poco siamo ritornati nell'indifferenza, nel compromesso morale, e siamo ritornati a quello, ed è veramente molto triste. Verrebbe da pensare che il sacrificio di quei martiri sia stato inutile, ma noi non lo pensiamo, è per questo che continuiamo a combattere, è per questo che il 14 saremo per sostenere a Roma, per sostenere un altro magistrato che al rischio della propria vita continua a mantenere la schiena dritta e combattere per la verità e per la giustizia. Noi continueremo fino all'ultimo respiro a cercare giustizia e verità. Dottor Borsellino, quello che lei dice mi porta inevitabilmente a voler ricordare una frase che tutti noi possiamo leggere sull'agenda rossa di Paolo Borsellino. Naturalmente chi desidera entrare in possesso di una copia può collegarsi al sito 19 luglio 1992.com e naturalmente richiederne copia a casa. E questa frase è proprio estrapolata dall'ultimo intervento pubblico di suo fratello il 25 giugno del 1992. E questa frase mi è rimasta nella mente e lei me l'ha sollecitata. Suo fratello dice che era convinto che lo avrebbero eliminato comunque. Si riferiva a Giovanni Falcone. Almeno, dissi, se deve essere eliminato, l'opinione pubblica lo deve sapere, lo deve conoscere. Il pool antimafia deve morire davanti a tutti, non deve morire in silenzio. E questo è quello che secondo lei intendono fare con tutto il pool antimafia di Palermo, che si sta occupando di portare avanti questo importantissimo processo? Sì, credo che è quello che sta. D'altra parte ne abbiamo già degli esempi, cioè io credo che quei poteri che hanno quei meccanismi occulti che hanno portato all'eliminazione di Paolo e di Giovanni abbiano anche imparato la lezione. Io parlavo prima della rivolta morale che c'era stata nel 92, quello che è successo alla cattedrale di Palermo quando le istituzioni simili ad avvoltoi si erano presentati e si disputavano le prime panche della cattedrale, dove meglio si viene ripreso dalla televisione, e furono invece cacciati via da una folla indignata che non prese proprio a sputi, a calci, cacciò via dal quello che riteneva il responsabile di quelle morti dalla cattedrale di Palermo. Purtroppo queste cose c'è chi sa, chi ne trae le conseguenze, e il giudice che hanno ucciso dopo Paolo e dopo Giovanni, Luigi De Magistris, l'hanno ucciso in altra maniera, l'hanno ucciso con le carte, l'hanno ucciso costringendolo praticamente a lasciare la toga e andare a cercare un altro campo di battaglia. E credo che quello che stanno facendo, anche stanno cercando di fare con Di Matteo, lo stanno portando a un livello di stress tale, gli hanno bloccato. Mi fa male parlare di carriera, perché non è carriera quella dei giudici, è una missione. Ma un giudice che è il maggiore esperto ormai, un magistrato che è il maggiore esperto come Nino Di Matteo di criminalità organizzata nel nostro paese, che non può neanche più mettere queste sue competenze al servizio del paese, perché oggi Nino Di Matteo, a parte il processo che sta portando avanti, ogni giorno trova sul suo tavolo una pila di processi per furti di energie elettriche e per reati ambientali,
è quella cosa di cui istituzionalmente si deve occupare oggi Di Matteo, e le sue richieste di lavorare, non chiede promozione, non chiede di diventare sostituto aggiunto o altro, mentre la Palma viene la dottoressa Palma, quella che avallò a Caltanissetta le false testimonianze di Scarantino con le sentenze del Borsellino 1, del Borsellino 2, diciamo, fa carriera, e Di Matteo viene negato anche di andare a lavorare alla Direzione Nazionale Antimafia con lo stesso grado di adesso, ma perlomeno per poter mettere la sua esperienza al servizio del paese. Gli viene negata per mesi, per anni addirittura, l'uso di un dispositivo come quello del Bomby Jammer, che se non altro avrebbe impedito, se usato per Paolo Borsellino e per Giovanni Falcone, che quegli attentati potessero essere condotti in quel modo. Magari l'avrebbero ucciso in altra maniera, però se non altro gli avrebbero reso vita più difficile, quando invece gli hanno reso la vita più facile, per esempio non mettendo in via D'Amelio neanche il divieto di sosta, e quindi impedendo alla scorta, che lo chiedeva pure, l'aveva chiesto al capo della polizia, aveva chiesto un incontro al capo della polizia per farlo, impedendo anche gli di poter fare una bonifica del posto dove sarebbe e doveva avvenire la strage, il dovere essere sottoposto continuamente a minacce di morte, il dovere per un magistrato uscire la mattina a guardare i propri figli come faceva Paolo e non sapere se la sera ritornerà per poterli di nuovo vedere, è una condizione estremamente stressante, e attraverso questi meccanismi che cercano di far sì che Di Matteo possa abbandonare in qualche maniera il suo lavoro, piegare la schiena. Grazie a Dio Di Matteo ancora la schiena non l'ha piegata, ed è per questo che noi vogliamo sostenerlo in piazza a Roma, per fargli sentire tutto il nostro affetto e tutta la nostra solidarietà. E io ringrazio appunto il Presidente del Senato, Pietro Grasso, che almeno lui ha voluto far arrivare questo messaggio da parte delle istituzioni. Penso che questo significhi molto per lo stesso Di Matteo. Ecco, ingegnere, noi sicuramente ci associamo al suo augurio, vediamo che la spalla del giudice Di Matteo è piuttosto robusta, quindi sicuramente reggerà moltissimo. Ma visto che abbiamo iniziato con l'intervista, credo che molti si chiedono anche, il suo tempo è prezioso, quindi la domanda che viene anche spontanea è chiederle, lei quest'oggi ha incontrato l'uomo Grasso, il giudice Grasso o il presidente Grasso? Con chi ha parlato oggi? Ho incontrato sia con l'uno che con l'altro. Ho parlato con l'uomo Grasso, però gli ho parlato in un luogo istituzionale in cui lui rappresenta l'istituzione dello Stato. Quindi, almeno per quello che gli compete, ha voluto appunto ricevermi nella sede di Palazzo Madame, non diciamo inviarmi il messaggio come avrebbe potuto fare attraverso una mail, secondo me per dare un significato ed un'ufficialità a questo messaggio. Poi evidentemente distinguere l'uomo dall'istituzione è diverso, lo distingo io, infatti io ho sempre rispettato le istituzioni, ma nel momento in cui, ed è successo purtroppo nel nostro paese, le istituzioni sono rappresentate da persone che non sono degno di rappresentarle, io diciamo continuo ovviamente a rispettare le istituzioni, ma non rispetto chi magari indegnamente, come purtroppo nel nostro paese è successo ed è successo spesso, chi indegnamente le occupa. Bene, noi la ringraziamo, ingegnere, per essere stati con noi questa sera, e naturalmente ci diamo appuntamento a sabato. Sabato la manifestazione, aiutatemi ragazzi se sbaglio, la manifestazione parte alle 10 dal Largo Ricci, è corretto? No, alle 11 meno un quarto, sì. 10:45. Alle 10 è la riunione. Ah, ecco, benissimo. Concentrazione.
Perfetto, quindi l'appuntamento è alle 10, poi partiamo per il percorso. Bene, ricordiamo il sito 19 luglio 1992, 19 scritto a numero, luglio 1992 sempre scritto a numero. Sarà possibile naturalmente reperire tutte le informazioni rispetto al tragitto, come raggiungere il luogo dell'appuntamento, quello che sarà il percorso, insomma il programma della giornata di sabato. Bene, ringraziamo Salvatore Borsellino, grazie davvero. Grazie e buon lavoro. Io ringrazio voi per aver dato voce a chi purtroppo ne ha poca. Grazie. La voce la tireremo fuori anche sabato. L'importante è non essere diventati afoni. No, no, quello non ci diventeremo fino all'ultimo giorno della nostra vita. Infatti. Ringraziamo Linda Grasso, grazie mille Linda. Grazie a voi, grazie per tutto per lo spazio che ci avete concesso. E ciao Salvatore, volevo salutare ciao, anche ciao. Il nostro grande capitano Salvatore Borsellino. Sì, è il capitano davvero, è il caso di dirlo. E con te anche naturalmente ci diamo appuntamento a sabato a Roma. Salutiamo Andrea Del Zozzo, grazie ciao, Andrea. Ciao. Ciao Andrea. Grazie. Ciao Salvatore, ciao Linda, ciao ragazzi, grazie, come ha detto già Salvatore e Linda, grazie di questo piccolo spazio per un grande problema. Spazio che comunque rimarrà sempre riservato, perché chi segue le nostre trasmissioni sa che abbiamo diamo molta attenzione a quello che sta accadendo rispetto alla situazione del dottor Di Matteo. E salutiamo anche Savino Percoco. Ciao Savino. Un abbraccio a voi e non vedo l'ora di riabbracciare Salvatore, Linda e ciao Andrea, Savino, anche da parte mia. Ciao Savino. Ciao Savino. Allora, ci diamo tutti quanti appuntamento a sabato 14 novembre in Largo Ricci a Roma. E grazie ancora a tutti, a presto. Arrivederci. Grazie a voi. Arrivederci anche dalla regia. Arrivederci. Allora, Massimo Bonella. Sì, certo. Io abbiamo alle discussione dell'ultimo minuto? Sì, ne abbiamo una. Prima mi allaccio un po' a quello che avete detto fino a qualche istante fa. Si parla purtroppo di spazi sempre più piccoli, insomma. Mi domando dov'è appunto la stampa nazionale di fronte a un grosso problema come questo. L'esempio classico che parla da sé è quando Antonino Di Matteo è venuto a Venezia per la conferenza. Io non ho visto nessun giornalista dentro alla sala, cioè voglio dire, questo fa pensare, cioè nessuna telecamera, nessun microfono MP3, non so, per le radio, e sì che insomma qua nel vento di radio ce ne sono, per esempio i giornali, non ho visto nessuna testata. Allora io dico, oltre che vergogniamo di far parte di questa categoria dei giornalisti, ma questi signori dovrebbero andare a imparare il mestiere, perché di fronte a un problema del genere, di fronte a un personaggio che arriva a Venezia, voglio dire un personaggio come Antonio Di Matteo, e essere tutti assenti, ma se dobbiamo dare un voto a questi signori io gli darei, no 4, ma gli darei 3. Perché a scuola, quando uno consegnava il compito in bianco, si dava 3. Quando sbagliava completamente tutto, si dà il 4. Quando faceva qualcosa... Posso farti una proposta, Massimo? No. Posso farti una proposta? Possiamo anche usare i numeri relativi al negativo, eh? Ma io vorrei essere proprio usare lo stesso come dire, sistema scolastico. Poi c'erano gli insegnanti che facevano ridere e ti davano anche -1, -2, che fanno solo ridere. Anche quelli dovrebbero andare a imparare il proprio mestiere, perché io ne ho anche conosciuti di quei personaggi là. Ma allora si dà, di solito quando uno fa il compito in bianco si dà 3. Bene, a quelle testate che non erano presenti durante la conferenza di Nino Di Matteo a Venezia, io gli do 3. Ok, ma questo no, io, ma è oggettivo, gli si dà 3, punto. Vedremo cosa accadrà sabato, vedremo se sabato ci sarà una presenza, seppur minima, seppur risicata, ma di un qualche organo di, come suol dirsi, informazione istituzionale che voglia cominciare a comprendere che il clima è cambiato
è cambiato profondamente. Io la vedo così, sarò scioccamente ottimista, ma il clima è cambiato, non è più quello del 92, il livello di attenzione è molto più alto ed è sintomatico che con la grave crisi economica che comunque ogni famiglia sta attraversando, tanta gente abbia messo a disposizione una piccola parte del suo denaro, una buona parte della sua giornata, per raggiungere Roma e partecipare ad un evento che sarà il primo solo di una lunga serie. Sì, come popolazione civile, appunto, malgrado i problemi che ci sono, sì, le cose sono cambiate, sono presenti, si informano, si interessano, ecco le scorte civiche, mettiamoci poi anche le agende rosse che stanno facendo un lavoro stupendo, e altre associazioni come quelle che già sappiamo, le redazioni, Antimafia 2000, eccetera, no? E purtroppo mancano le istituzioni, mancano le televisioni nazionali, mancano le testate importanti, tra virgolette, nel senso come diffusione. Ecco, questo manca, cioè, voglio dire, non si è presenti di fronte a un problema così grosso che ha l'Italia da sempre. Ma robe pazzesche. Ecco, allora vi do la notizia dell'ultimo momento, non è bella, qui ogni giorno ne succede una. Allora ci spostiamo a Gallipoli, dunque uccide il figlio disabile. Un ex dirigente scolastico di 75 anni ha ucciso con un colpo di pistola il figlio affetto da disabilità psichica. L'omicidio è stato compiuto nell'appartamento in cui due uomini vivevano a Gallipoli. Il pensionato ha poi chiamato i carabinieri dicendo di aver commesso il delitto. L'anziano genitore è stato portato in caserma per l'interrogatorio. Non c'è altro, la rassegna stampa di pianetaoggitv.net, la nostra testata All News da Venezia, ve l'abbiamo già detta in apertura di trasmissione, quindi a questo punto non mi resta che dare l'appuntamento alle 22 con Osservatorio Antimafia. Alle 19.38 dunque tutto da Venezia, la linea a Bari. Ecco, grazie Massimo. Sì, rimandiamo anche noi l'appuntamento alle 22 con i nostri ascoltatori. Questa sera per Osservatorio Antimafia avremo come ospiti, scusate, il nostro direttore Giorgio Bongiovanni e Aaron Pettinari, il caporedattore della testata giornalistica antimafia2000.com. Durante, ecco, magari in apertura, Massimo, alle 22 possiamo cercare di dare qualche approfondimento sulla notizia che vede Luca indagato per corruzione, così magari possiamo parlarne seppur rapidamente con Giorgio, che non avrà moltissimo tempo, e poi magari con Aaron. Sì, tu fai riferimento al presidente della campagna? Esattamente. Sì. Ecco, magari diamo qualche informazione, qualche approfondimento nella trasmissione delle 22. Bene, ringraziamo tutti i nostri ascoltatori, vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo sempre alle 18.30 con Spazio Aperto su Radio Saiuz e più tardi alle 22 con Osservatorio Antimafia. Grazie e a più tardi. Arrivederci. Ogni giorno che emergono sempre notizie di questo tipo, povera Italia. Grazie caro Massimo saluto. Panella. Grazie a Rosario Moreno. Un caro saluto a tutti quanti. Vado con la sigla.